Salve gente, benvenuti. Il momento tanto atteso è arrivato. Oggi entreremo nel mondo del Krampus per cercarlo. Anche quest'anno è una cosa che facciamo praticamente tutti gli anni sotto, ecco, questo periodo natalizio. E anche quest'anno lo faremo forse per il terzo anno di fila, non mi ricordo, però ecco, dopo un po' che lo cerchiamo. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, ecco qui in breve. Il Krampus nella mitologia, nelle zone europee, lingua tedesca principalmente, è un essere demoniaco. E qui c'è anche un'immagine di come potrebbe essere. Tradizione legata a mitologia cristiana e cose varie di questo tipo. Però sì, il Krampus, quest'ultimo, è un demonio sconfitto da santo e perciò costretto a servirlo. Vi parla anche delle sembianze mostruose e animalesche, scatenati e molto inquietanti, che si aggirano per le strade alla ricerca di bambini cattivi o delle persone che non mettono il like a questo video. I volti sono coperti da terrificanti maschere diaboliche, i loro abiti sono laceri, sporchi e consunti. I Krampus vagano per le vie dei paesi provocando rumori ottenuti da campanacci o corni. Questo è quanto. Qui trovate tutto su Wikipedia, ma basta fare qualche ricerca, troverete molte cose. Ora però passiamo alla parte ancora più interessante e creepy. Entriamo in questo mondo. E ok, benvenuti in questo nuovo mondo. Qui potremo trovare il Krampus, almeno così dovrebbe essere. Sì, vi dico già, non è lo stesso mondo degli scorsi anni, è un nuovo mondo, siamo in una versione infatti molto recente di Minecraft e giocheremo comunque con le shader per creare un'ambientazione ancora più spaventosa. Comunque dai, direi di prendersi tutto quanto dal chest bonus e di procedere alla ricerca, ecco, di un bioma adatto inizialmente, poi magari anche di un villaggio e di qualcos'altro. Sì, questo mondo l'ho trovato io ovviamente, ma mi sembra strano non essere spawnato in un bioma innevato. Infatti qua siamo in una semplicissima pianura, foresta, un fiume qui, nulla di particolare. Extreme Hills da quella parte, però non è il bioma che stiamo cercando. Dobbiamo cercare le pianure innevate, foreste innevate, cose di questo tipo. Ah, ok, beh, effettivamente non è servito spostarsi molto dallo spawn, che era esattamente lì dietro, e guardate qua cosa c'è. Non male, si inizia bene. Quindi, per iniziare ancora meglio, vi ricordo il like. Per questa serie di video ce ne saranno, penso, 3 o 4 episodi fino a fine dell'anno, perché questo è proprio il periodo che dobbiamo giocare in questi mondi per poterlo trovare. Negli altri periodi dell'anno purtroppo non troveremo nulla. Oggi dovrebbe essere, ecco, un giorno dove è possibile trovarlo, almeno spero, eh? Questo è quanto. Attenzione, perché sì, non abbiamo troppo tempo, qualche giorno, quindi cerchiamo, ecco, di darsi anche una mossa, perché l'obiettivo, per chi non sapesse, sarebbe comunque sconfiggerlo, perché farà sicuramente qualcosa di brutto, questa è una certezza. Il problema è che intanto dobbiamo vedere se c'è, dov'è e quant'altro. Niente, diamo un'occhiata in giro, cerchiamo intanto un villaggio, una foresta, qualcosa, qualche traccia. Altrimenti qui la vedo abbastanza dura, Ma va bene, dai. Andiamo qui, ok, qua c'è già anche una foresta innevata, questo sarebbe già un buon inizio. Vediamo di là in lontananza se si vede qualcosa. Altrimenti di qua forse finisce, perché quella foresta non so se è innevata, forse, perché alcuni alberi non hanno la neve sopra. Dovremmo provare ad andare o di là, oppure un coniglio con gli occhi rossi là, non so se è normale. Oppure là ci sarebbe anche un igloo volendo, quasi quasi. Potremmo provare di là oppure da quella parte. Qua c'è anche una bella foresta, non sarebbe male controllare da queste parti, Vediamo un attimo con l'igloo se c'è qualcosa di interessante. Purtroppo sì, dobbiamo agire in questo modo, con cautela, e sperare di trovare qualcosa, Allora, vediamo subito se qui c'è qualcosa di strano. Dov'è l'ingresso? Eccolo qui, ok. Potrebbe avere magari il passaggio. Sì, ha il passaggio anche. Beh, oddio, abbiamo già trovato qualcosa. Potremmo utilizzare questa come base momentanea. Non sarebbe una cattiva idea, Vediamo se c'è qualcosa di interessante qua sotto. Dovrebbe esserci però uno zombie in teoria. Se non ricordo male, vediamo un attimo. Esattamente. E c'è un villager, che comunque il villager sembrerebbe essere normale. Ok, me la adoro. Sì, queste cose potrebbero assolutamente tornarsi utili, Posto di debolezza. Sì, adesso qui noi dovremo salvarlo, quello. Però, sinceramente non mi va. Non so perché resta di spalle quel villager, ma poco importa. Ci siamo presi un po' di materiale. Va benissimo così. Torniamo di sopra e continuiamo le ricerche. Se non dovessimo trovare ripari, ovviamente sì, di notte, torneremo qui in questo igloo.
Potremmo anche salvarci lo spawn quasi quasi, ok. Ok dai, proviamo a avvicinarci alla foresta e diamo un'occhiata da queste parti, dai. L'unica cosa da fare all'inizio è purtroppo girovagare un pochino alla ricerca di qualche traccia o qualcosa di questo Krampus, eh. Però dai, in teoria se giriamo il mondo funziona, qualcosa dovremo trovare prima o poi, giustamente. Mi è sembrato di aver visto qualcosa oltre questa piccola collina, forse del fumo, non sono sicuro, eh. Anche perché con le shader è un po' tutto diverso. Vediamo se ho visto bene. Mi sa di no invece. No, pensavo di aver visto del fumo, però là c'è un altro igloo. Cos'è? Attenzione qua a non cadere. Un villaggio, sì, chiaramente villaggio, c'è anche un golem. Ok, villaggio, perfetto. Primo obiettivo completato, adesso però dobbiamo vedere se quel villaggio è un villaggio strano. Non è nemmeno troppo lontano dallo spawn in realtà, perché lo spawn è tipo... non si vede perché la render non è altissima, però ecco, è là praticamente, là in fondo. Ok, diamo un'occhiata qui allora in questo villaggio. Ed eccoci qui. Perfetto, dai, diamo un'occhiata in questo villaggio e vediamo se è qualcosa di interessante, ovviamente. Dovremmo trovare cose strane ora, ovviamente. Quindi, eh sì, abbiamo un bel po' da controllare qui. Ci sarebbe anche controllare varie chest. Potrei anche pensare di spostare in realtà il punto di spawn, quasi quasi. Nel villaggio non sarebbe una cattiva idea. Questo igloo mi ispira. Dai, spostiamo il nostro punto di spawn qui, quasi quasi. Anche se non sappiamo se questo villaggio è sicuro o meno. Dovremmo anche costruirci una casa. Dovremmo fare un bel po' di cose, eh. Anche un po' di cibo non farebbe male, eh. Effettivamente. Vediamo un attimo qui se c'è qualcosa. Mi sono dimenticato anche il pesce che ho lasciato nell'igloo, maledizione. Però dai, cerchiamo comunque di trovare dell'altro cibo. Qua c'è un magazzino. Nulla di che. Controlliamo quest'altra casa che è anche molto grande questa. Ah, c'è anche una porta. Ok. Qualcosa di strano mi sa che abbiamo appena trovato, eh. Qua ci deve essere qualcuno. Un altro giocatore circa. Vediamo. Guardate, questa non è normale, eh. Non è affatto normale. E infatti qui c'è qualcuno. Vabbè, inutile che vi dico chi sia questo, giusto? Penso che sia abbastanza riconoscibile. Proviamo a dirgli qualcosa. Ok, parla in italiano. Scriviamo ciao. Salve, straniero. Ok. Sì, è un po' strano come saluto, però va bene. Salutiamo anche noi. Vediamo effettivamente se riusciamo ora a scoprire qualcosa in più, perché il mondo sì, funziona. Attenzione, funziona. Potreste aiutarmi? Sono in difficoltà. Vediamo cosa succede. Sì, prima di dire sì, no, forse, ecco, vediamo un attimo che sta facendo. Ha un libro in mano, anche un leggio là. Vediamo un attimo. Cosa si dice? Effettivamente, dice anche un camino. Vabbè, dai. Vediamo, dai. Il mio aiutante è sparito da giorni. Era andato a prendere le renne, ma non è più tornato. Ah, ok. Quindi sì, immagino che vuole essere aiutato per ritrovare questo suo aiutante. Ok, non è una cosa impossibile, potremmo effettivamente aiutarlo, eh. Quasi quasi. Anche perché sennò che facciamo? Sì, potremmo vagare e cercare comunque il Krampus o altre cose, ma se seguiamo magari un po' quello che si dice, avremo più possibilità di trovare cose strane. Tieni questa, dovrebbe indicare la sua casa. Dovrebbero esserci anche le renne. Ah no, ok, ti ha dato una bussola ora. Sei molto gentile, a presto. Ok, a presto allora. Sì, abbiamo deciso di aiutarlo, quindi ti ha dato una bussola che indica... Vabbè, di là, non so che direzione sia, ma indica di là in poche parole. Va bene, dai, va bene. Direi che possiamo tranquillamente aiutarlo, anche perché altro che potremmo fare qui? Sì, un po' di cibo prima di partire quasi quasi lo prenderei, eh. Anche se purtroppo qui in questo villaggio non vedo molto cibo, ecco. Non spaventiamoci per la nostra ombra, ovviamente. Cavolo. A parte che se andiamo di là c'è anche una foresta, quindi potremo trovare le bacche. Che è un po' più, un po' due panini. Abbiamo due mele e due panini. Non è il massimo, eh. Non è affatto il massimo. Però abbiamo alternative? Questa sarebbe una domanda interessante.
Sa che dobbiamo andare così, anche perché le coltivazioni sono praticamente tutte quante nuove. Sentite, facciamo una cosa. Dobbiamo anche finire adesso già il cibo, quasi. Non credo che abbia molta scelta, perché qui cibo, sarà abbastanza complicato trovarne. Andiamo verso la foresta e speriamo di trovare qualche animale o qualcosa da mangiare. Anche se qui... Vabbè, questo è proprio per emergenza, facciamo così, dai. In caso proprio di emergenza, almeno qualcos'altro avremo. E comunque sì, come vedete, stiamo andando proprio verso la foresta. E tra l'altro stiamo andando anche in un momento un pochino non opportuno, perché il sole sembrerebbe essere abbastanza basso. Sì, questa shader non è una shader molto complicata. Preferisco in genere altre shader un po' più elaborate, ma meglio se teniamo effettivamente questa qui semplice. Così vediamo bene il sole e quant'altro. Però sì, attenzione perché stiamo entrando in una foresta ed è il tramonto praticamente. Non è il massimo. Non è una cosa molto suggerita questa. Che cavolo era? Boh, c'era un animale qui che non ho visto molto bene. Attenzione. Qua c'è una zona anche un pochino strana, eh? Ok. È normale questo? Temo che non sia normale. Guardate qua. Sì, questa cosa mi ricorda un po' il passato di questi mondi, eh? Abbiamo trovato le renne. Il problema è che le renne non sembrerebbero stare molto bene qui. Sono chiaramente intrappolate. Non so se è normale. Non è un normale recinto. Questo sembra più una trappola. Non è un recinto, è una trappola questa, eh. E c'è anche un'altra casa qui. Ok. Beh, non è che abbiamo molta scelta, eh. Forse dovremmo controllare quella casa. Oh mio Dio, c'è molto buio, eh. Se non vedete niente, io vedo meno di voi, eh. Perché non vedo niente, semplicemente. Ok. Sentite, continuiamo con la casa. Forse è qui il suo aiutante. Non so, magari questo è normale per ora. C'è anche una cesta qua. Cavolo, però è notte, maledizione. Rumori strani non ne sento. Vi ricordate cosa abbiamo detto prima? Dovremmo sentire dei rumori comunque. Ok, queste sono delle volpi. Questa è una cesta. Ascia di ferro, una me la prendo. Anche un po' di legno, per costruire una base non sarebbe... Non sarebbe male. Però c'è... Che cavolo! Oh mio Dio! Ciao? Chi sei tu? Non hai un bel aspetto, eh? Mi stavi cercando? Sei... L'aiutante? Se sei l'aiutante, sì, ti stavo cercando, ma... Anche se sinceramente non mi sembri molto un aiutante tu, eh? È un aspetto un pochino creepy. Ad essere sincero, mi sa che sta anche nevicando. Ok, sì, mi sa che sta proprio nevicando, eh? Sì, dovrei essere io. Qualcuno, ti sta, cercando. Non diciamo di dove, però, perché secondo me questo non è il vero aiutante. Non può essere di certo il vero aiutante, questo non esiste. Non preoccuparti, arriverò a breve. A breve? Ma non ti ho detto neanche dove? Ok. Poi. Oh mio Dio. Oh mio Dio! C'è qualcosa di grosso là! C'è qualcosa di molto grosso! Oh mio Dio! Arriverà lui o arriverà qualcun altro a breve? Oh mio Dio. Questa cosa non mi piace, eh? Non vorrei che facesse del male alle renne. No, non sta, si sta andando. No, si sta andando. Sta, non se n'è andato, ma. Non sta andando. Oddio, potremmo liberarle.
Sì, quel piccone. Dovreste farsi ad uscire, giusto? Ok. Sì, sì, ce la fanno, perfetto. Dove cavolo è andato? Oh mio Dio, non lo vedo. Ok, comunque direi missione compiuta. Sono libero, dovrebbero allontanarsi, spero! Abbiamo degli effetti strani. Torniamo indietro, torniamo assolutamente indietro. Avvistamento fatto comunque, eh. Ok, eccolo qua il villaggio. Oh mio Dio, non si vede niente di notte, eh. Non si vede un bel niente. Anche un altro igloo qui comunque. Soprattutto se nevica non si vede niente, mi sa. Ok, qua tutto tranquillo, spero di sì. Vediamo se è ancora il nostro amico qui. Sì, c'è ancora, ok. Ciao. Ho trovato l'aiutante. Ma c'era anche un mostro. E l'aiutante era un po' strano, ecco. Vediamo che ci dice. Oh mio Dio. Si inizia un po' in modo bruttino, eh? Capisco. Deve essere proprio essere il Krampus. Ok, ne sa qualcosa, effettivamente, lui, eh? Ne sa qualcosa. Dobbiamo salvare il mio aiutante, l'Erenne. Mi aiuterai? Sarà pericoloso, non può vincere quel demone. Ma sì, dai, ti aiuterò. L'Erenne forse si salveranno, in realtà, eh? Se sono abbastanza astute da andare via immediatamente da lì... Penso di sì. Grazie, sei davvero generoso. Cerca di scoprire di più. Intanto trovo un modo per respingerlo. Ok, a dopo. Oh mio Dio. Sì, non sarebbe male costruirsi una casetta. Al momento potremmo sfruttarne una di queste. Magari quella più isolata, ovviamente. Che c'è anche un golem, va benissimo. E però ecco, costruirne una più grande non sarebbe male, eh. Magari qua sopra. Qua sopra sarebbe veramente perfetto. Così abbiamo una vista in tutto il villaggio. Non sarebbe male, eh. Esattamente qui. Però dai, questo è il primo episodio. Ditemi cosa ne pensate, se vi è piaciuto ovviamente. E ci vediamo nel prossimo episodio, ecco. Nei prossimi giorni. Alla prossima quindi. Ciao.